Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo carinissimo sacchettino bomboniera. Si tratta di un progettino davvero molto molto facile e io spero che vi piaccia. Per questo progetto io riciclo due cerchietti che ricavo dal collo delle bottiglie di plastica. E poi utilizzerò un cotone numero 5 ed un uncinetto numero 1,9. Iniziamo. Rivestiamo il nostro cerchietto con 45 punti bassi. Terminiamo con un punto bassissimo. Adesso lavoriamo 18 mezzi punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle, poi andiamo nel punto successivo e lavoriamo mezzo punto alto. Andiamo nel prossimo, mezzo punto alto. Proseguiamo fino ad avere un totale di 18 mezzi punti alti. Dopo aver lavorato i 18 mezzi punti alti, lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, giriamo il lavoro, saltiamo un punto di base, entriamo nel prossimo e lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, saltiamo un punto di base, 3 punti alti. Due catenelle, saltiamo un punto, 3 punti alti. Due catenelle, saltiamo un punto, 3 punti alti. Due catenelle, saltiamo un punto e lavoriamo un punto alto nell'ultimo punto. Tre catenelle che sostituiscono il primo punto alto, giriamo il lavoro e nello spazio due punti alti. Dobbiamo avere un quadretto di tre punti alti. Due catenelle. Andiamo nel prossimo spazio e lavoriamo 3 punti alti. Due catenelle, prossimo spazio, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, giriamo il lavoro, andiamo nel prossimo spazio e lavoriamo 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti.
2 catenelle e un punto alto sull'ultimo punto. Tre catenelle che sostituiscono il primo punto alto, giriamo il lavoro, nello spazio, due punti alti. 2 catenelle, andiamo nel prossimo spazio, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle, 3 punti alti. Cinque catenelle. Giriamo il lavoro, 3 punti alti. 2 catenelle, 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 3 punti alti, un punto alto, scusate, sul terzo punto alto. 7 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivati alla fine, una catenella e tagliamo il filo. Prepariamo due parti uguali e adesso insieme andiamo ad unirle. Nello spazio lavoriamo un punto basso, uniamo i due punti alti con un punto basso, nello spazio 4 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, un punto basso. Nel prossimo spazio 4 mezzi punti alti, 1 punto basso, nell'angolo lavoriamo 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3, una catenella, 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3, un punto basso, nello spazio 4 mezzi punti alti, 1 punto basso, 4 mezzi punti alti, 1 punto basso, 4 mezzi punti alti, 1 punto basso. Nell'altro angolo, di nuovo, 3 mezzi punti alti, 1, 2,
3, 1 catenella, 3 mezzi punti alti. Un punto basso. 4 mezzi punti alti. 3. E proseguiamo. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Per fare il fiore, avviamo un anello magico, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, un punto bassissimo e ripetiamo per 5 petali, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, un punto bassissimo e ripetiamo. Ed ecco pronto il nostro carinissimo sacchettino bomboniera. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia utile per i vostri lavori. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!